due attivisti del movimento Zeitgeist. Abbiamo Vincenzo Barbato, che è del chapter Napoli, attivista da un po' di tempo. Vuoi viaggiare in tutto il mondo, essendo ospitato da una comunità di più di 3 milioni di utenti sparsi per tutto il mondo, per essere ospitato in una stanza o su un divano, Couchsurfing è la piattaforma che fa per te. Infatti basta iscriversi, anche il nostro coordinatore ha partecipato e ha viaggiato per essere ospitato, ed è una piattaforma che funziona benissimo. Ha un sistema di recensioni che è come quella degli hotel, in cui gli utenti stessi giudicano gli utenti se magari puzzano, se sono antipatici, se magari hanno un divano che magari è scomodo. No, ci sono tutte queste informazioni, ci sono anche le foto dei divani, delle stanze in generale. E una recensione negativa fa in modo che nessuno verrà più a casa tua e nessuno di altri. Bravo. Infatti ho messo tipo una brandina schifosa, perché volevo partecipare, però ho detto non voglio ospitare nessuno. Scherzando. Il carpooling è un modo di viaggiare, essenzialmente come funziona? Una persona mette a disposizione sulla piattaforma un'auto, i posti disponibili, e ci si organizza durante la tratta per accompagnare durante un viaggio una persona. Quali vantaggi ha? Si riducono le emissioni di CO2, si riduce la quantità di denaro speso per la benzina, si fanno nuove amicizie e perché no, si può anche instaurare un legame affettivo amoroso. Allora, sono nate delle storie d'amore da queste iniziative. Se vogliamo cambiare questa società dobbiamo studiare e dobbiamo partecipare a queste iniziative. Questi sono degli strumenti, ovviamente. Altri movimenti hanno portato le loro storie, sono tutti validi, perché alla fine confluiranno in un unico binario, ovvero su quello dell'ecosostenibilità. Cerchiamo di portare avanti queste iniziative, almeno nell'open source, in cui dal virtuale poi passiamo alla realtà, per essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo. Grazie.